Allora, ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Cyberpunk 2077. L'episodio scorso, oh madonna, mi ascoltare un attimo. L'episodio scorso abbiamo principalmente seguito la missione del profeta. Aspetta che scendo. Non ho capito perché ansimiamo, comunque, vabbè. Missione del profeta che ci ha portato a uno scontro con dei tizi, vabbè, non si sa bene chi, comunque la banda dei Maelstrom. Dopodiché abbiamo trovato un altro cyber psicopatico. Ora mi trovo qui, ma stavo pensando, vorrei appunto visionare, vedere altre missioni secondarie e piano piano stiamo svolgendo anche la missione dei graffiti. Comunque del murales, vabbè, quello che è. Qua è pieno di missioni. Missioni, attività, missioni, eccetera. Noi ci troviamo qui, ma anziché andare come abbiamo fatto a inizio gioco, si può dire andare qui e vedere. Magari scegliamoci una missione tra queste e seguiamo questa. E poi vediamo dove ci porta, praticamente. Quindi adesso io pensavo di seguire questa. Sandadors, che non mi ricordo francamente dove l'avevo già vista, chi è, non me la ricordo proprio. Quella tipa che hai salvato da un covo di scavenger. Non mi ricordo. Cazzo, gli dai una mano e si prendono un braccio. Questo drive deve essere davvero speciale, se non è nemmeno disposta a passare da un fixer. Beh, diamine, ora sono curioso. Pensi di aiutarlo o di seguire le regole? Sì, l'aiutiamo. Chiama... Segue obiettivo. Ok, chiamiamola. V, sei V, giusto? Hai trovato il drive? Ehi, ti sei ripresa alla grande. I trauma ti hanno rimesso in sesto in un attimo. Ah, adesso ho capito. Sono come nuova, ma se non fosse stato per te non sarebbe rimasto molto da rimettere in sesto. Quella del trauma team, non sì. Non ho mai avuto l'occasione di ringraziarti come si deve. Non c'era qualcun altro con te, uno grosso? È morto. Quando lo troppo. Vedi, ringrazi anche lui da parte mia. Diciamogli la verità. Sì, a dire il vero... Jackie è morto. Oh, no. Condoglianze. Non è successo per me, vero? No. No. L'ha ammazzato l'Arasaka. Non molto tempo dopo che ti abbiamo trovata. Jackie faceva il duro. Voleva dare l'impressione che non gliene fregava un cazzo, ma... sarebbe felice di sapere che ti ricordi di lui. Comunque, almeno noi siamo ancora vivi. Quindi, tornando a noi... Il drive, ce l'hai? Dritta al punto, eh? Beh, indovina dove l'ho trovato. In un covo di scav. Sandra, ci sei? Sta pensando. Sì, è solo che da quando mi hanno detto cosa è successo non riesco a smettere di pensarci. Immaginavo che ce l'avessero loro, ma non potevo andare a cercarlo da sola dopo che... Continuo a ripetermi che è finita. Quelli che mi hanno rapito sono morti. Beh, ora penso che Bob sia sicuro. Ascolta, hai una trauma team platino. Non potresti essere in mani migliori. Avranno già sistemato la storia del segnale disturbato. Sì, ma cosa si inventeranno gli scav la prossima volta? Comunque, ora è tutto finito. Ho altre cose a cui pensare. Ti va di parlarne? No, niente. Senti, porta il drive a casa mia. Ti sto mandando l'indirizzo. Grazie. Ok. Ci abbiamo una crisi? Forse. Per quello, infatti... mi sa che abbiamo una crisi. O è passata? Aspetta. Forse è passata. No? Boh, non lo so. Comunque è a un chilometro. Ma volendo, ecco, io... qua nello zaino ho quelle pastiglie. Non credo, secondo me no. Sono più legate alla storia. Cioè, durante dei punti durante la storia... in automatico la nostra protagonista li prende, li
prende, insomma, le pastiglie. Non penso che posso decidere io quando prenderle. No, io non mi sembra di vederle. Vabbè, comunque, dove devo andare? Ah, qua. Ok. Sì, magari potrei fare un viaggettino rapido, anche se quello più vicino. È un po'... Ah, di qua. Di qua. Vaffanculo! Non t'ho neanche preso. Attenzione. Quello in mezzo alla strada, via il semaforo, non serve. Ok. Non mi ricordo. Madonna, non mi ricordavo più di quella lì, francamente. Fine. È accaduto all'inizio gioco. Cioè, il nome magari l'avevo, sì, l'avevo già sentito, però non mi ricordavo più, vabbè. L'importante è esserselo ricordato dopo. Ecco. Quando ha parlato da traumatini, ok, ho capito. Va bene. Il drive non mi ricordo anche questo. Boh, non mi ricordo. Forse era durante quella missione lì. Può essere. Però non lo ricordo. Allora. No, continuiamo ad ansimare, mi sembra, però boh, vabbè. Vabbè che è acqua. Ok. Andiamo all'ascensore. Scansione, appartamenti. Dà un po' fastidio, però dopo un po', Bussa. Bussa. Sandra, sono io, Vi. Ho il tuo drive. Sandra, ci sei? Sei sola. Ti ha seguito qualcuno. Tu che cosa dici? No. Vieni. Non lasciare la porta aperta. Sei ancora preoccupata per gli scav? La mia amica mi ha detto che ti hanno cancellato la memoria. Gli scav? No, sono preoccupata per... non importa. Mizze, che ha una torretta in casa. Hai portato il drive. Sì, aspetta, voglio leggere questo. Strano, sembra che Canon 42 avesse ragione. Dopotutto, di recente ho trovato una sezione della rete precedentemente non inesplorata, in aperta campagna, anche se ero stato lì una ventina di volte. Credo che si possa accedere solo con i parametri giusti. Mi è costato solo una settimana di notti insonne, ma finalmente ho concluso il Leviatano e sono entrato nella sezione senza farmi scoprire, o almeno credo. Ed è un bene, perché a quanto pare Canon 42 ha aizzato i server della Net Corp contro di me. Dovrei proprio fare una pausa, stare fuori dalla rete per qualche mese, ma quei file sembravano davvero sospetti. Ma... Se non sono gli scav, allora chi ti preoccupa? Non ti pago per venire qui a farmi domande personali. Ehi, hai iniziato tu il discorso. E poi ti ho salvato la vita. Quello non conta nulla. Conta quanto sei stata pagata. So benissimo che per te io ero solo un lavoro come un altro. Comunque, hai portato il drive. Sì. Tieni. Non ti preoccupare, è intatto. Quando qualcuno mi dice di non preoccuparmi, di solito vuol dire che nasconde qualcosa. Non è che hai visto cosa c'è dentro, vero? Può essere, forse sì, diciamo la verità. Ok, mi hai beccato. Ho guardato. So tutto. Già, come pensavo. Quindi cosa pensi di fare ora? Ti ricatto? No, niente. Mi congrato. E niente, perché mi pare che non siamo riusciti a vederlo comunque. Boh. Dimmi che hai capito. Niente. Niente. Non mi interessano i tuoi passatempi. Insomma, siamo in un paese libero, no? È quello che vogliono farti credere. Non hai visto quello che ho visto io. Comunque, la prenderò come una prova della tua buona fede. Ecco. Tieni, puoi andare ora. Grazie. Ci vediamo.
Ah, mi ha dato 590. Devi darmi anche qualcosina in più, insomma, dai. Vediamo, magari qua qualcosa che mi interessa. Beh, c'è qualcosa qua. Voce 38. Mi controllano e non sono in rete. Oggi dei tipi loschi mi hanno seguito fino al lavoro. Quando ho finito ho trovato il coraggio di girarmi e affrontarli, sono scomparsi. Forse è solo paranoia, mi sembra che parlassero russo. Comincio ad avere un po' paura. Va bene, me ne vado. Grazie, arrivederci. Ok. Quindi, questa fatta. Diario. Cosa abbiamo qua? Fai visita a Claire nel suo garage durante il giorno. Nei siti non esistono le persone semplici. Prendi Claire, per esempio, una barista dell'Afterlife che nel tempo libero gareggia in corse su strada illegale. Se voglia di un po' di adrenalina, dovresti fare un salto al suo garage. Ah, forse ci verranno introdotte le, tipo, le gare a corsa clandestine, no? Dov'è il suo garage? Dov'è il suo garage? Ah, qui? Ammazza! È un po' distante questa, aspetta, forse un po' troppo distante. Vediamone un'altra. Un po' in più in zona, magari. Questa è quella dei graffiti. Trova il taxi, ok. Taxi, taxi, taxi. Questo. Questa è sempre del taxi, sì, è sempre legata ai taxi. Questa qui, ok. Arancio Coronado. Un incontro nel club. Forse questa qua è una lotta. Quella, la lotta a mani nude, sì, ok. Glenn, va bene. Psycho Killer, ok. Anche questa. Sì, questa è legata agli scontri a mani nude. Il lavoro. Scuoti la ricompensa. Non mi ricordo cosa ho fatto, ma va bene. Mappa. Questa è ok, questa è più vicina. Allora andrei qua. Andrei qua, così magari mi sposto qua. E da qui cominciamo a vedere sta zona. Allora, eccomi qua. Nella zona della missione. Io ho fatto un salto a casa. Fare un pisolino, vedere se passa questa, questo, insomma, rumore nella testa, ma non passa, non passa. Vabbè, andiamo avanti. Giù, devo andare giù, aspetta. Piano, no, qui vado su. Devo andare in ba... Ah, non devo andare di qua, scusate. Scusate, ho visto adesso l'indicatore. Ok, scendiamo. Ah, di là. Qui in basso. No. Qua segna qualcosa. Non è questa la missione. Qua c'è anche un fixer. Aspetta. Pare. Allora, la guida culinaria l'avevo già letto. Sì, l'avevo già letto. Ho qui qualcosa che ti farà bagnare per ora. Sì. Qui, sala pack 5 di Wakako. Posso entrare? Nessuno mi dice niente. Bene, bene. Niente meno che vi nel mio umile locale. Wakako, quanto tempo? Cosa ti porta qui? Scusami se te lo chiedo, ma quanti mariti hai avuto? Cinque, tutti morti prematuramente, una terribile tragedia familiare. Non temi che questa tragedia possa colpire anche te? Devo pur vivere per i miei 9 figli. Scommetto che nessuno conosce Westbrook meglio di te. I miei mariti conoscevano Westbrook, sì.
Erano tutti membri importanti dei Tiger Claws. Controllavano Japantown. Cosa facevano? Quello che dava loro più Eddie e maggiore influenza. Vendevano sesso e tecnologie da mercato nero. Abbiamo ancora degli affari da sistemare. Ricordi Sandra Dorset? Ancora lei. Non dimentico mai queste cose, Vi. Ecco la tua ricompensa. Più un bonus bello abbondante. Vai da un bisturi a farti installare la stampa dermica per la compatibilità con le armi smart. È una specialità dei Tiger Claws. Ok, i soldi dovrebbero esserci sul tuo conto, ma qualcos'altro per te, un link personale. Puoi recuperarlo da Cassius Ryder, un bisturi che gestisce una clinica a Watson. Link personale funziona anche come tatuaggio, un omaggio. Recupera la tua ricompensa gratuita. Ero a Watson prima. Non mi toccare. Madonna. Quindi mappa. Sì, ero qua prima. Vabbè, adesso facciamo un viaggettino veloce là e poi qualcosa che ti farà bagnare. Torniamo qua. Torniamo qui, direi. No, aspetta, dove di qua? Mercato. Ehi, Vi. Aspetta. Ascolta quel tipo. Come ti sembra? Non male. Al mio orecchio da profana non sembra male, credo. Si lascia ascoltare. Sai perché? Tecnicamente non è un granché, ma l'emozione è quello che conta. Quell'uomo sta soffrendo per qualcosa e si sente. Ha poca presenza scenica, gli accordi sono tutti sbagliati, continua ad andare fuori tempo, ma non è male. Ricordati di non farmi mai un complimento. È così che hai iniziato? Suonando per strada pieno di sogni. Ma figurati, non avevo tempo per scalare le classifiche. Ero troppo occupato a scuotere il mondo. Essere famosi ha i suoi pregi. Se vuoi scuotere il mondo, beh, prima il mondo deve sentire. È sparito. E questo si paga. Se i tuoi testi attaccano le corporazioni delle etichette discografiche, chi ti pubblica? Se rinunci ai tuoi ideali, non potrai ricomprarli con gli Eddie. D'accordo, principessa. Qualche concerto però l'hai fatto. L'ho visto nei tuoi ricordi. Vero, suonavamo dove potevamo. Parchi, vecchie fabbriche, club underground. Ho sempre avuto un pubblico. Qualcuno ci registrava senza neanche sapere chi fossimo. Stai dicendo che da qualche parte in città ci sono dei vecchi bootleg dei samurai? Sento odore di Eddie. Non ti facevo così materialista. Mi viene quasi da piangere. Quasi. Scherzi a parte. Credi che quei nastri esistano ancora? Dopo tutti questi anni? Sai, Rainbow Cadenza non è lontano da qui. Il club dove suonavamo finché non ci siamo sciolti. Bello calino, un posto per gente con un cervello. Forse loro sapranno qualcosa. Una missione, forse? No. Non ce l'ha segnata. Cos'è? La chiesa cattolica di Varsavia e le sue origini. Come ci insegna Sant'Agostino di Ippona, errare umano, a perseverare è diabolico. Il Papa Ferdinando I e i suoi successori sono colpevoli di questo atroce peccato per aver snaturato gli insegnamenti di Cristo e adorato i vitelli d'oro, della tecnologia e del dio denaro. Non solo hanno scelto questa strada di perdizione per se stessi, ma hanno cercato di tentare il gregge del Signore a seguirli. In nome dei milioni di anime eterne tanto amate, il cardinale Konrad Lewandowski ha preso l'unica decisione degna di Dio. Poiché il Vaticano ha rinnegato il nostro Signore e Salvatore, egli ha annullato la sua nomina a capo della delegazione della Santa Sede e preso sulle proprie spalle il peso del nuovo papato polacco, trasferendo la sede della Chiesa a Lichen, in Polonia. In cosa credono i cattolici di Varsavia? I cattolici di Varsavia venerano un unico vero Dio e riconoscono la famiglia come definita dalle leggi della natura che il nostro Dio ha fornito, secondo le tradizioni consacrate del sangue dei nostri antenati.
Quando dite di credere in Dio, che cosa intendete? Intendiamo che riconosciamo che esiste un unico vero Dio, la cui saggezza è infinita e immutabile, che esige la nostra obbedienza e ci spinge a crescere una famiglia fondata sull'amore e sulla fede, e che ha messo alla prova la Polonia con grandi sofferenze, così come fece con Giobbe, dimostrando che la Polonia è la terra scelta da Dio. Attraverso quale Dio forse ha rivelato la cosa? Attraverso chi Dio ha rivelato in cosa dobbiamo credere? Attraverso il suo unico figlio Gesù Cristo, la cui voce terrena viene ora riportata dal Papa eletto della Conferenza Episcopale Polacca. Perché credere nella parola di Dio? Perché soltanto tramite la fede potremo essere salvati e trovare la pace eterna nei cieli. Soltanto attraverso la fede possiamo essere veri polacchi, che venerano, pensano e parlano in polacco, come era usanza dei nostri padri e delle nostre madri. Però quella missione sua non... Se è una missione non me l'ha aggiunta. Allora, andiamo velocemente qua. O è fatto apposta che questo ansimare, oppure si è buggato. Non saprei però. Si sente, cioè. Andiamo qua. Esplosa una bottiglia così. Ah, ma qui dove era andato quello col pacco? Sì, col pacco in fiamme. Vediamo cos'hai. Ecco qui. Qual è la mia ricompensa? Domanda. Posseduto. Ah, questo forse. Tatuaggio impronta termica Tiger Claw. Permette di usare il modulo di mira smart, le armi smart. Collegamento dell'impianto ottico dell'utente al sistema dell'arma, offrendo il tracciamento temporale dei dati. È uguale. Comune. Ok, e... Per noi le armi smart non abbiamo, quindi vabbè, intanto lo prendo. Ok, e poi lo rimetto quello di prima. Ok, perfetto. Ok, questo fatto, quindi questa è nuova. Ah, vedi che una missione me l'ha aggiunta, però non me l'ha fatta vedere a schermo. Beh, club Rainbow Cadenza. Va bene, dov'è sto club? Aspetta un attimo. Vediamo. Ah, è qui. Allora, dai, seguiamo sta missione, scusa, Però io farei giusto una prova, giusto, Perché se è una cosa voluta, dopo un po' dà un po' fastidio. Se io faccio carica partita, voglio vedere se sparisce sto ansimare. Cioè, dopo un po', fastidio. Vediamo. Ah, sì, vedi? Mi sembrava strano che fosse una cosa voluta. Che abbiamo avuto sì una mezza crisi dopo la missione del cyber psicopatico, però... Cioè, poi basta. Invece continua ad ansimare, che cavolo. Allora. Andiamo qui. Meno male che però finora, appunto, se c'è qualche problema, qualcosa che non va, basta ricaricare e si risolve. Meno male.
Ecco, poi c'è qualche... Ok, qualche freeze un po' strano. Vabbè. Vediamo. Clap. Johnny, credo che il tuo bel localino sia diventato una tavola calda. In effetti. Lo stupido consumismo vince un'altra volta. 50 anni. Un altro punto contro di noi, eh? Ecco perché non si riesumano i guerrieri caduti. Prima o poi scopriranno che tutto quello per cui hanno combattuto è andato a puttane. Chiedi al club del... Chiedi del club al personale. Io ci sono. Tu ci sei? Ehi. Ehi. Il nome Rainbow Cadenza ti dice qualcosa? Oh no, di nuovo. Non sei troppo giovane per questa roba. Per fare cosa? Ogni giorno arriva qui qualche triste nonnetto vestito di pelle a chiedere che fine ha fatto il club dei suoi vecchi tempi. E io devo ripetergli come un nastro rotto che le corporazioni l'hanno comprato 20 anni fa. Dovrei mettere un cartello. Non sei molto, ecco, presente. Sai qualcosa di alcuni bootleg dei tempi del Rainbow Cadenza? Che so, qualcosa dei samurai? Samurai, samurai... Ah, quella brutta faccia rossa su sfondo nero. Sì, persino io li conosco. Ogni tanto viene qui un tizio con la loro maglietta. A sparare cazzate insieme ai suoi amici psicopatici. Non è che sai dove posso trovarlo? Lo troverai che vive negli anni 20. Ah, a parte questo, è sempre qui a fianco in quel mercato. Che cosa vende? Fragole e crema biologici. Tu che dici? Vende nastri impolverati di vecchi gruppi indie. Nessuno li ha mai sentiti nominare. Ottimo, grazie. Ok, quindi la... diciamo, la, il gruppo di Johnny si chiamava Samurai. Ehi, sto cercando buona musica. Hai del laser pop? Qualcosa degli Ascrex? Non vendo quello schifo. Vuoi buona musica oppure merda color arcobaleno? Rilassati, Chum, era una battuta. Laser pop? Quella merda di laser pop! Qui! Nel mio negozio! Ho sentito che hai della buona musica qui. Dipende da cosa intendi con buona. Ho i Cartesian Dualists, qualcosa di Eurodyne, i Tainted Overlord. E dei samurai? Ragazza, c'è anche da chiederlo. Never Fade Away, Dancing With My Ex, Chippin' In, tutto quello che vuoi. Silverhand era l'unico vero messia del rock. Regalerei i suoi nastri come caramelle, se potessi. Ma bisogna pur campare. Vedo che ho trovato un fan sfegatato di Silverhand. È fiero di esserlo. I rocker di oggi non reggono il confronto. Silverhand aveva qualcosa che loro non si sognano neanche. Un braccio d'argento. Aveva il fuoco dentro, ragazza. Il fuoco. Ha scosso le fondamenta del mondo corporativo. È morto per i suoi ideali. Non importa che fosse anche un terrorista. Blaze Way Down the Rebel Path. Sto cercando roba da collezionisti. Tipo i bootleg dei primi concerti dei samurai. Cazzo, dei primi... Non hai idea di quello che mi chiedi. Non se sei così... così... rilassata. Non so come hai scoperto dei bootleg, ma scordatelo. Non li darò al primo idiota incontrato per strada. Non sono una poser. So tutto quello che c'è da sapere su Silverhand. Prego. Stupisci. So cosa ha detto a Kerry nel loro ultimo incontro. Gli ha dato del codardo. Gli ha detto di tirare fuori le palle. Certo. Potrei inventarmi un milione di conversazioni tra loro. Non c'era nessun testimone. Ah, venivo qui quando era ancora il Rainbow Cadenza. Un bootleg sarebbe un bel souvenir dei bei vecchi tempi. Basta stronzate. Sei troppo giovane per ricordare i primi concerti dei samurai. Allora non eri neanche un luccichio nei kiroshi di tuo padre.
Ehi, le apparenze ingannano. Come fai a sapere che questo bel faccino non è un impianto? D'accordo, Mochiosa. Dimostra. Com'è finito il terzo concerto dei samurai? Johnny, dammi una mano. Ehi, Johnny, porta qui il tuo culo digitale e dimmi cosa dire. Che ne dici di... Fanculovi, non sono il tuo stupido assistente. Beh, non ho tutto il giorno. Porca puttana, Johnny, perché sabotarmi proprio ora? Perché è divertente, perché mi annoio. E forse perché non mi piace il tuo atteggiamento conformista. Ti blocchi sempre in questo modo. Abbiamo suonato a Cadenza. È scoppiato un piccolo incendio. Un idiota ha provato a spegnerlo con la birra. L'afro di Danny ha preso fuoco. Ha dovuto portare una parrucca per settimane. Non avrebbe mai accettato capelli impiantati. Aspetta. Ora ricordo. C'è stato un incendio. I capelli. I capelli della povera Danny. L'avevo quasi dimenticato. Dicono che sia stato Johnny a provocarlo, buttando un sigaro ancora acceso. Cazzate, il sigaro era di Kerry. Ma sì, diamo sempre la colpa a Johnny, perché no? Non posso credere che tu fossi lì. Ma che diavolo? Solo una vera fan potrebbe sapere una cosa simile. Ah, solo una cosa? Comunque, bisogna educare i giovani. Magari puoi trovare qualcosa di speciale sotto questo tavolo. Dai un'occhiata, avanti. Cioè, se non mi volevi aiutare, non mi parlavi del club, appunto. Lui vende vestiti, occhiali, che hanno più armatura di quello. Sì, ma non ne compro. Anche questo, con due mod slot. Questo prendo, sì. Registrazione e concerto dei samurai. Poi cos'è che ha? Ah, la maglia, che ha più armatura. Beh, questa ha pizzica? Cioè, costa un po', 65 armatura però, e ha uno slot mod. Plettro, vabbè, anche i pantaloni, però dai, quasi quasi li prendo, dai, e anche i pantaloni, dai. Cargo samurai con cuciture resistenti, Johnny non è contento così. Grazie, davvero. Prendi e condividi il verbo di Silver. Porca, ecco. Sì, dicono che il tempo sia il miglior maestro. Pensavo che fosse vero. Ma guarda questo qui. Ha almeno 60 anni e vive ancora nel 2020. È il tuo più grande fan. Non sei felice di incontrarlo? Ho fatto saltare in aria la Arasaka Tower ed è ancora lì. Come prima. Non voglio che la gente resti ancorata al passato. Voglio che cambi. Prima se stessa e poi il mondo. Vuoi costringerli a cambiare? Non puoi farli saltare in aria come la tavola. Ma la musica è la risposta? Ecco cosa succede. Il nonnino ricorda ogni singola parola, ma non ha capito niente. E allora preferiresti massacrare le persone? E ogni singolo sempliciotto. Magari loro non vogliono cambiare. È una loro scelta. Vuoi togliergli questa libertà? Possono fare i finti tonti o essere stupidi e ciechi, ma se devono dare una svegliata, bisogna ancora capire come. Vabbè, abbiamo fatto questa missione per Johnny. Mi ha fatto comunque piacere. Se riusciamo a legarci un po' di più, chissà. Comunque, e io sono salito di livello. Adesso mi metto la maglietta dei samurai, che ha ben due mod dentro. Anzi, ha una mod. Uno slot per mod. Questo aumenta l'illusione. Ma sì, mettiamolo. Mettiamolo. Tanto è inutile tenerlo lì così. E no, qui niente. Cos'è che avevo? I pantaloni. Un po' più di armatura. E due slot. Però non ho mod. Queste non posso, appunto, non posso toglierle. Vabbè, fa niente. Magari ne troveremo altre. Tanto più armatura.
Ok. Se faccio rimuovi, fa vedere. Non è mica neanche, non è mica brutta, La maglietta. Però questo ci va. Ci va. Sì. Perché mi difende di più. Ok. Allora, sensetti di livello 11 fisico. Potenziamo i riflessi, li portiamo a 10 o teniamo un po' più alto, il fisico, dai. Ok. Però il talento lo metto alle pistole. Aspetta, cos'è che avevo questo forse? Ah, probabilità di colpo critico, sì. Questo. Ah, poi a livello 3, 12%, va bene. Va bene, diario. Quindi, quella fatta, si è aggiunta, l'abbiamo fatta subito praticamente. Ok, questa è un po' lontana. Poi il resto, tutte robe da trovare. I combattimenti di Psycho Killer, sì. Mappa. Mi trovo qua. Missione di recupero, missione soccorso. Beh, facciamo a missione soccorso. Facciamo questa, missione di recupero. Vediamo. Castro. Donna, che luce, che bagliore. Su. Su. V, mi serve che recuperi una cosa. È un lavoro per me, non c'è nessun cliente. Perciò mi aspetto un risultato veloce e pulito. Devi entrare nel territorio dei Tiger Claws. Rischio molto alto. Allego altre informazioni. Sì, è un'altra fixer lei, ok. Sembra un po' una nonnina, però vabbè. Ok. Allora, recuperare lo spaccaserature di Lian Gladen. Un grande tesoro può rivelarsi una grande maledizione, ricordatelo, V. Uno dei ricettatori del mio territorio, Lea Gladen, è entrato in possesso di attrezzatura molto preziosa. Uno spaccaserratura in grado di jailbreakare il cyber corporativo. Qualcuno lo chiama Corpo Crack. Il dispositivo è utile ai corporativi che vogliono licenziarsi, ma non vogliono perdere le funzionalità del cromo corporativo. Oppure a quelli che vogliono fare qualche add in più vendendolo. Lea non è nato ieri, sa quanto vale quell'affare. Abbiamo fatto un po' di tira e molla, tirato sul prezzo per un bel po' di tempo. Avevamo quasi trovato un accordo quando ho perso ogni contatto. Scopri cosa è successo a Lea, ma ancora più importante, portami quel passepartout. Non contattarmi finché non ce l'avrai, non perdere tempo. Questi sono Tiger Claws. No, Scavenger. Ma non è attiva la missione, scusate. Aspetta. Dov'è? Pericolo alto, no. No, è sparita. No, graffiti. No, no. È sparita la missione. Era qui. Scusa, Non la vedo più. Ma indicava qua dentro, indicava area ostile. Ma scusa, mappa. Ah, ecco qua. Nel menu non c'è, qua c'è. Ok, meno male, l'importante è che ci sia. Se non so che fare. Ok. Ah, nei contratti, ecco perché non la vedevo. Ok, adesso ho capito. Aspetta, qua rubiamo qualche soldino. Aprite il fuoco! Ah, non è una cosa illegale, scusate, vabbè, tanto spareremo. No, E9 qua.
1C e 9 è lì, ma non lo vedo. No, qua. Ti prego. Ti prego. Cioè, no, scusate, per favore, no. Sei morto. Cos'è che ha? Perché è un simbolo? Ah, una guardia, nessuna affiliazione. Però, cioè, l'ha ucciso lui, eh. Cavolo. Ok. Chiama l'ascensore non autorizzato. Beh, magari il tizio è autorizzato. Dov'è? C'era un tizio qui. Anfibi. Zona ostile. Apri bloccato. Shad d'accesso, richiesta autorizzazione. Eurodollari, eurodollari. Ah, eccola qui, sarà questa. Chiave d'accesso. Ok. Vi saluto. Ecco. Addio. Ah, Miz. Per l'amor del... Bah, non potevo capitare nella testa di una modella. O che so, di un cazzo di architetto paesaggista. Che c'è ora, Johnny? Stai per trascinarmi in una topaia infestata da scarafaggi. Di nuovo. Ecco che c'è. Il lavoro è lavoro. Aspetta, com'era il codice? Beh, abbiamo la capacità tecnica, quindi sfruttiamo. Che razza di posto di merda. Scusa, non eri tu quello che finiva sdraiato nei bassi fondi? Certo, quando ero così fatto da non rendermene conto. Dammi qua, un po' di soldini. Bene, bene. Bene, bene, bene. Porte segrete. Banale. Perché cazzo la gente deve essere così prevedibile? Beh, meglio, no? Aspetta un attimo, Johnny. Basta lamentarsi, arricchisciti oggi stesso su di Josh Kevorkian. La prima e più importante lezione, tu e solo tu sei responsabile della tua situazione nella vita. Non aspettarti a abitare, questo ho già letto. Eurodollari, testimoni oculari, messaggi, consegna, truffa nanoge per pene, vabbè, ok. Ok, conversazione archiviata. E Lea, ciao, quindi hai degli acquirenti? Sì, Tiger, per il tipo di quello che ho chiesto. Ottimo, direi, troppo per essere vero. Sottile invidia, solo perché sono fottutamente ricca. Puoi scommettere nel tuo bel culetto che lo sono, ma ciò non cambia i fatti. La storia mi puzza. Fossi in te, farei mettere un dito in culo a un gatto che impicciami di quest'affare. Certo, certo. Devo andare. Ti chiamo dalla Hawaii, sbirro. Qua c'è una pistola. È un revolver. Eurodollari. Pacchetto di carte. Fa vedere. Una pistola. Fa no, un pelo meno danni. Pistola revolver, sì, un revolver tradizionale. Fa più danni al secondo, ma un po' meno. Proiettili possono iniziare sulle superfici. Danni chimici fa. Ah, la mia fa danni elettrici, probabilità colpo critico più 8 per scuola. Se la metto, no, non ha probabilità colpo critico questa. Posso mettere il mirino, tempo di mira, la proverei per curiosità. Portata 0.24 0.26, con questo vabbè, mettiamo questo, proviamo. E c'è anche una mod, ah, il silenziatore, ok, provare, fammela provare, va, ok. Per spostare sto affare
Cioè, devo cliccare qualcosa qui. Dove sei, puttana? Magari devo attivare qualche comando nascosto. Qui non ci sono sul computer comandi. C'è rete. Messaggi. Vediamo. Buongiorno, il suo ordine è pronto per il ritiro. Come richiesto sono state montate delle ruote d'acciaio sulla base del suo distributore. Ricordi che il peso massimo superato dalle ruote è di 1000 kg. Usa le ruote per supportare un peso superiore a quello specifico. Non causare danni. Per se domanda o dubbio non esiti a chiamare. Vabbè, anche se ci sono delle ruote, ma io non... Cioè, come faccio a... Che fine hai fatto? Sono in sette. Sì, come faccio a spostarlo? Forse a mani nude, non lo so. Dove sei? No. Non lo so, no, non si sposta. Cioè, non si sposta. E raggiungi la stanza nascosta. Così fo- hai fatto? No, così dove no sei? Connessa a un altro dispositivo, forse controllata da remoto. Immaginavo, però. Ah, vedi, ah, forse qui. Aspetta. Dove sei, puttana? Cos'è? Azione proprio. Facciamo io azione di protocollo. Non so se serve o meno, ma. Ping, distrae nemici. No. Cioè, non lo so. Questo esplode. Che schifo. Tonno e Ana. Mamma mia. No. Sarà qui da qualche parte, ma non lo vedo. Ah, bloccato. Ma. Proprio bloccato, bloccato? Eh sì, vedi? Non... No, queste non si possono aprire, ste porte, quindi... Però mi segna... Ah no, qua c'è l'ascensore, no, qui. Comunque mi segna una... Ritroveremo in un modo o nell'altro. Non lo so. Il PC era quello più banale, però... Cioè, guardo meglio, ma non rete... Scorri, ok... Samurai Web... Ok... Oh, madonna, forse l'ho trovato! Miz, cioè... Più picco, disattivazione remota. Mi spingi. Che buono sciacquone da qualche parte. Oh, madonna. Chi lo sa? Scusa, ti ho fatto saltare un dialogo, ma mi stavo alzando. Che cavolo, se questo problema. Ogni tot ricompare. Oh. Allora, ok. Qui ci connettiamo, prendiamo un po' di soldini. Direi così. Ok. No. Fallito, vabbè. Aspetta. Allora, messaggi. Passepartout. Tieniti forte perché ho cosa che ti farà cadere dalla sedia. Ho in vendita un bel aggeggino che può jailbreakare attrezzatura corporativa. Efficace al 100%, sia su impianti che su armi. Funziona su tutto a parte la roba della Night Corp, che userà un altro sistema di cifratura. Fammi sapere se ti interessa, ma non aspettare troppo. Ho altra gente interessata. Lo compro, mandami i dettagli di pagamento e consegna. Sembra che Lea sia andata dai Tiger Claws all'insaputa di Waco. Che fine hai fatto? Canna. I Claws non sono tipi che onorano i patti. Scopriamo se ha avuto fortuna. Canna, una cosa per te. Un dispositivo per jailbreakare, la testatura corporativa. Efficace al 100%, sia su impianti che su armi. Funziona su tutto, parte roba della Night Corp. Ok.
Porca troia, ti do il triplo dell'offerta migliore. Passa da Wired Head e facciamo affari. Sempre la solita città sul pene. Vabbè, ok. Ok. Che fine. Torniamo giù. Ci abbiamo gente che ci... Qua c'è il pannello nel muro. Ok. Ok. Dicono che Atreus è un'IA. Spiegherebbe perché vince ogni problema. Vabbè. Ah, ma è un po' lontano. Aspetta, aspetta, non ci avevo fatto caso. Allora chiamiamo la moto. Ok. Lasciamoli lì a cercarci quelli. Crab Brain Dance. Curva. Ok, non c'è nessuno, incredibile. Ci siamo? Sì. Parcheggiamo sul marciapiede come da procedura. Okay. Ok. Chiama ascensore. Strada club. Zona ostile. Apri. Che è che mi vuoi? Madonna. E niente. In effetti è più rapida dell'altra, ovviamente. Madonna. Aspetta. Merdaccia. Merda. Ecco, sapevo che finiva male. Mi hanno preso alle spalle. Non mi aspettavo arrivasse uno da dietro. Cioè. Proviamo. Sì, ovviamente è più veloce dell'altra come revolver, però potrei provare adesso a fare il confronto se dovesse scapitarmi con uno scontro a fuoco. Ah, mi fai fare da qui. Sempre a lavorare. Aspetta, fammi scendere. Tiro avanti come posso. Però in quello spazio chiuso, sì. In effetti, forse è meglio il fucile a pompa, però vabbè. Ah, fucile a doppia canna, ne abbiamo trovato uno, aspetta. Cogliere roba. Ah, fa molto meno danno. Sì, molto meno danno, fa schifo. No, no, ok. Aspetta, chiama ascensore. Tiger Claw, sì. Allora, scendiamo. Scusa, ma è arrivato da qua. Ah, eccolo lì. Cavolo. Violiamoli. Però questo mo passa. Infatti non ho guardato bene la minimappa prima. Lasciamolo passare. Ecco.
Ok, telecamere. Mi ricorda un locale di Arroyo in cui qualche volta andavamo a suonare il venerdì sera. Perché? Perché era un cazzo di posto di merda. Una parola oppure uno sguardo sbagliato e finivi subito con una lama tra le costole. Ne ha di cose da dire, Johnny. Ce ne sono tre. Beh, proviamo a distrarre. Attenzione. Ok, dietro il bancone. Ok. In teoria è nascosto. Però per illustrarlo come si deve dovrei ammazzarli tutti. Sto posto. Questo eurodollari. 9 BD. Uff, che caldo, volume 3, ritorno psicopatico, pezzo per pezzo, diario del boy, vabbè, ok. Questo. Attenzione, truffa ancora. Piante in offerta, pubblicità. Va bene. Telecamere non ne vedo, la minimappa non me ne segnala almeno. Ce n'è una qui. Messo. Ok. Ok. Lei si vede un piede. Forse conviene, ecco, metterla un po' così. Ok. Sono rimasti in tre, mi sa. Rimasti in tre. Quasi visto. Ah, qua è il bagno. Sì, prendiamolo. Sì. Tanto è un criminale. Ok. Si vedeva da... Io che pensavo di aver vinto il premio Darwin. Abbiamo una nuova vincitrice. Tutta storta. Vabbè. Lui fa i suoi commenti. Ok, sono rimasti solo quelli sul divano, ma... qua non si apre. Ora... si apre qua. Non l'avevo visto. Ok, conversazione. Ci sei? Sì, che c'è? Wired è saltato, lo conoscono in troppi. Arrivano senza invite, hai visto anche tu arrivare all'NCPD. Gli svegli non mi preoccupano, ma quegli schizzati dei Maelstrom sono sempre più spudorati. Meglio evitare di farsi assaltare da loro. Grazie della dritta. MP in calungo. Sa che è questo. Ok. E pensare che così tante persone sono morte per questa caccoletta. Le dimensioni non contano. Sappiamo entrambi che non ci crede nessuno. Adesso esci dal Wirehead. Fammi vedere, qua c'è. Possiamo rubargli qualche soldino. Andiamo. Ok. E
Va bene, 1C, 1C, BD, ok, dai. Un po' di munizioni? No, allora, munizioni pistola, munizioni fucile. Ok, qua c'è uno, anzi una. Via via, secchiamola. Che botta. Qua sono sbucato. Ok, sono sbucato qua. Era questa l'ascensore, sì. Strada. Beh, direi che a sto giro non abbiamo allertato nessuno, ma sempre così, cioè nel senso, sempre, oddio. Cioè la prima volta mi beccano e, diciamo, ho problemi. Poi magari la seconda volta in poi riesco a fare la stealth. Vabbè, questa è l'attrezzatura. Vabbè, luogo di scambio. Andiamoci. Deposita. No, deposita. Non aspetta. Ok. Ok, missione completata. Vedo che hai trovato lo spaccaserrature. Splendido lavoro, continua così. Chiudo il contratto. Bene, poche parole, concisa, ci paga, a posto. La reputazione sale, ottimo. E niente, passiamo al prossimo compito.